18 anni di carcere per Marco Casonato, aveva travolto il fratello con l'auto a Villa Massoni. È un ventenne rapinatore della sala slot di Via Carducci, arrestato dalla squadra mobile della Questura. Danni e polemiche in Lunigiana dopo il maltempo. A Tresana ha chiesto stato di emergenza, ad Aulla interventi su scuole. È operativa a Nausicaa la nuova multiservizi di Carrara che ha inglobato Amia e Apua Pharma. 30 assunzioni entro l'anno. Terrore di Terre di Canossa fra Tappa a Masta, 105 auto d'epoca e un tributo Ferrari arriveranno venerdì 12 in Piazza Aranci. Festa della Zalea da MB Garden, tutto pronto per la domenica tra cibo, bellezza e spettacoli. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. In primo piano, come avete sentito dai titoli, condannato a 18 anni Marco Casonato per l'omicidio del fratello all'interno di Villa Massoni. Lo aveva travolto con l'auto al culmine dell'ennesima lite. Se ne è occupata per noi Benedetta Bianchi in questo servizio di apertura. Marco Casonato, 63 anni, è stato condannato a 18 anni di carcere per l'omicidio del fratello Piero. La tragedia era avvenuta il 1 novembre del 2017. I due, proprietari di Villa Massoni, si erano incontrati nel giardino dello storico immobile massese, avevano litigato, ma a differenza delle altre volte, Marco aveva travolto il fratello con l'auto. L'imputato si trovava in carcere proprio da quel 1 novembre. Il PM, Alessia Iacopini, aveva chiesto una condanna a 20 anni per l'ex docente universitario di psicologia a Milano, presente in aula alla lettura della sentenza emessa dal GUP di Massa Ermanno De Mattia. Secondo quanto ricostruito, i due fratelli Casonato non riuscivano a mettersi d'accordo sul recupero della villa di mora risalente al Settecento, lasciata in stato di abbandono e sequestrata anche dalla procura. Piero si era affidato ad alcuni sinti per la risistemazione del parco, con lavori e modalità che, seppure autorizzati proprio dalla procura, il fratello non avrebbe appoggiato e più volte lo aveva denunciato alle forze dell'ordine. Prima di quel giorno erano state molte le liti. Una perizia psichiatrica disposta dal GUP ha attestato la capacità di intendere e di volere di Marco Casonato. Faremo appello, ha riferito l'avvocato difensore Riccardo Balatri dopo la sentenza che ha condannato Casonato con rito abbreviato. La difesa aveva chiesto la soluzione, sostenendo che l'investimento del fratello fu un incidente e non c'era stata alcuna volontà omicida. Anni di carcere per Marco Casonato, aveva travolto il fratello con l'auto a Villa Massoni. È un ventenne rapinatore della sala slot di Via Carducci, arrestato dalla squadra mobile della Questura. Danni e polemiche in Lunigiana dopo il maltempo. A Tresana ha chiesto stato di emergenza, ad Aulla interventi su scuole. È operativa a Nausicaa la nuova multiservizi di Carrara che ha inglobato Amia e Apua Pharma. 30 assunzioni entro l'anno. Terre di Canossa fra Tappa a Masta, 105 auto d'epoca e un tributo Ferrari arriveranno venerdì 12 in Piazza Aranci. Festa della Zalea da MB Garden, tutto pronto per la domenica tra cibo, bellezza e spettacoli. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. In primo piano, come avete sentito dai titoli, condannato a 18 anni Marco Casonato per l'omicidio del fratello all'interno di Villa Massoni. Lo aveva travolto con l'auto al culmine dell'ennesima lite. Se ne è occupata per noi Benedetta Bianchi in questo servizio di apertura. Fitta indagine degli investigatori della squadra mobile di Massa. Individuato il malvivente che il 22 marzo scorso rapinò la sala slot di via Carducci. Si tratta di un ventenne massese già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. I dettagli di Alberto Bruschi. Un colpo in stile Far West, quello messo a segno poco dopo l'ora di pranzo dello scorso 22 marzo nella sala Magic Slot di viale Carducci. Un'azione fulminea da parte di un cittadino massese poco più che ventenne, già con precedenti penali, che si è presentato alla cassa e, minacciando un dipendente, si è fatto consegnare un bottino di poco più di 600 euro,
per poi far sparire le tracce a bordo di un ciclomotore, proprio come succede nei più grandi film polizieschi. La sala slot di via Carducci è stata aperta una decina di anni fa con un diverso titolare, mentre adesso fa parte appunto della catena Terrible, che ha anche altri locali in provincia. Aveva subito una rapina alcuni anni fa, ma adesso è da tal tempo che, forse anche per essere fronte strada e in una via trafficata, nelle vicinanze delle poste del Conad, nessuno aveva più fatto colpi. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, al termine di una serata di intensa indagine durata poco più di una settimana, è riuscita a fermare il malvivente grazie anche al supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza che avevano ripreso tutta la scena della rapina. Gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a fermare il ventenne che, di fronte alle evidenze dei fatti e gli elementi raccolti, ha confessato la propria colpevolezza. Sono servite 2 ore di intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio ad una casa in via Alteta Massa. Le fiamme sono partite da una stufa a pellet e in poco tempo hanno raggiunto il tetto in legno dell'abitazione, al momento inagibile. L'incendio è avvenuto intorno alle 9:30, sul posto una squadra di 5 persone con autopompa serbatoio e modulo antincendio e altre 2 persone con autobotte per riserva idrica. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno provveduto allo smantellamento di parte della copertura del tetto. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale per ordine pubblico. La conta dei danni dopo il maltempo lunigiana è il giorno dei sopralluoghi e degli interventi. Il sindaco di Tresana chiede a Rossi lo stato di emergenza e manutenzioni efficaci. Sentiamo. Dopo le forti piogge di ieri, oggi lunigiana si contano i danni, soprattutto a Tresana, uno dei comuni più colpiti e dove ieri il sindaco Matteo Mastrini ha preferito tenere a scuola 130 bambini, procurando loro il pranzo e organizzando i bus per accompagnarli a casa. Il sindaco ha chiesto al presidente della regione toscana Enrico Rossi lo stato di emergenza. Deve cambiare tutto nella manutenzione e nella presenza degli enti che hanno proprietà diverse da quelle del comune sul nostro territorio, ha dichiarato. Alcune abitazioni non hanno più le strade. Per questo chiedo l'intervento non solo delle autorità locali, ma anche dello Stato, che deve essere presente proprio dove c'è bisogno. Non siamo numeri, ma persone, continua Mastrini. Unione dei Comuni, Consorzio di Bonifica, Genio Civile, ieri hanno supportato l'ente, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Ringrazio anche i cittadini che mi hanno aiutato con mezzi e braccia a salvaguardare il territorio, dichiara ancora Mastrini. In giornata sono stati effettuati sopralluoghi sulle strade provinciali dove si sono verificati smottamenti per garantire il passaggio del trasporto pubblico. Un guasto a un palo Enel ha reso necessaria l'installazione di un generatore. Il sindaco di Tresana, che ha anche la delega alla Protezione Civile per l'Unione dei Comuni, è stato chiaro: fenomeni atmosferici sono imprevedibili, ma è altrettanto vero che dobbiamo attrezzarci per andare oltre i nostri limiti, dobbiamo intervenire per la manutenzione ordinaria in maniera più efficace, conclude Mastrini, e con il prefetto abbiamo concordato di sollecitare gli enti principali a collaborare per trovare le soluzioni necessarie. E sempre riguardo al maltempo di ieri, tante le polemiche per l'allagamento dell'asilo nido ad Aulla. L'appello di Forza Italia alla regione: i bambini vanno tutelati. Servono interventi tempestivi per correggere la situazione drammatica. Tutti i particolari in questo prossimo servizio. Oltre 8 milioni investiti, 6 anni di lavori, ma la prima pioggia alla scuola dell'infanzia di Aulla, inaugurata nel 2017, si è allagata e i bambini sono stati fatti evacuare. Forza Italia ha chiesto che si rimedi immediatamente con interventi correttivi strutturali con cui si possa per il futuro fornire maggiore sicurezza agli alunni. L'organo di governo toscano è chiamato a rispondere in forma scritta all'appello di Forza Italia. L'atto è stato depositato dai consiglieri regionali azzurri, il capogruppo Maurizio Marchetti e il vicepresidente dell'Assemblea toscana Marco Stella, una volta appreso dell'allagamento grazie alla testimonianza di uno dei padri di quei bambini, ovvero il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia, Yuri Gorlandi. Nell'interrogazione si ricostruisce brevemente la storia del complesso scolastico. A seguito degli eventi alluvionali che nell'ottobre 2011 colpirono la provincia di Massa Carrara e segnatamente la Lunigiana, ricordano infatti Marchetti e Stella nella premessa dell'atto, tra i vari interventi di ricostruzione la Regione ha previsto la realizzazione di un asilo nido, di una scuola materna e di una scuola elementare nell'ex area ferroviaria della città di Aulla, lotto 1, dei lavori di realizzazione di un più ampio polo scolastico. Il costo per tale lotto è definito con decreto dirigenziale del settore protezione civile e riduzione del rischio alluvioni del 18 ottobre 2016 e ammonterebbe a 8.238.698,24 euro. Le scuole, oggetto di tale intervento, sono state inaugurate il 15 settembre 2017, dopo 6 anni di permanenza degli alunni in container a lato ferrovia.
A seguito però degli eventi meteo di ieri, la scuola dell'infanzia di Aulla, compresa nell'81, si è allagata, spaventando i bambini, soprattutto quelli più piccoli, e i loro genitori. Marchetti e Stella, rivolgendosi alla giunta regionale, chiedono se qualcuno abbia ricostruito la dinamica che ha prodotto le infiltrazioni d'acqua di simile portata. Di seguito Forza Italia domanda alla Regione come valuti l'efficacia costruttiva del plesso in rapporto ai costi di realizzazione alla luce dell'evento di ieri e se non reputi di dover programmare interventi correttivi e protettivi finalizzati ad evitare il ripetersi di un evento come quello di ieri. L'onorevole Martina Nardi porta in Parlamento il caso Lama, ex assessore del Comune di Massa, estromessa dalla giunta del sindaco Persiani. La deputata PD presenta un'interrogazione al ministro dell'Economia e delle Finanze e al ministro dell'Interno, spiegando che sarebbe emerso che la rottura tra assessore e sindaco sia legata al diniego da parte di Eleonora Lama di stanziare quasi l'intero budget annuale a sua disposizione per la realizzazione di un evento indicato proprio dal primo cittadino. Nardi, per assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, chiede una verifica per appurare se la vicenda in oggetto abbia potuto o possa interferire sulla corretta gestione delle risorse pubbliche del Comune di Massa. La Nardi chiede inoltre quali iniziative il Governo intenda assumere per avviare una verifica in ordine ai profili contabili e finanziari del Comune di Massa relativamente alla gestione del budget annuale a disposizione dell'assessorato alla cultura, anche attivando i servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato. Ci spostiamo ora a Carrara, dove la nuova multiservizi del Comune è diventata operativa. Nausica promette 30 assunzioni a tempo indeterminato per il 2019. Momento importante per la nostra città, ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale. Vediamo insieme. Nausica è l'acronimo di Nuova Azienda Unica Servizi in Città, Ambiente e Abitanti, ma è anche il nome della principessa dei Feaci, che nell'Odissea di Omero raccoglie l'Ulisse naufrago, lo cura e lo ospita assicurandogli tutti i servizi di cui ha bisogno. Un richiamo non casuale alla mitologia, con una squadra di quasi 400 dipendenti, 186 provenienti da Acquafarma, 155 da Amia, più quelli acquisiti dal progetto Carrara, e una gamma di 17 servizi sul territorio comunale. Nausica sarà la seconda azienda pubblica della provincia e una delle più importanti dell'intera regione. La nuova multiservizi gestirà infatti farmacie comunali, mense, cimiteri, servizi sociali, OSA e OSE, trasporto, ristorazione scolastica e ancora cinema, teatri e musei comunali, igiene urbana, verde pubblico, arredi urbani, piano della sosta, manutenzione, impianti elettrici e caldaie comunali, energy manager e progettazione. La svolta dell'azienda è stata sintetizzata in un nuovo logo attraverso l'elaborazione delle proposte degli studenti dell'Istituto Artistico Artemisia Gentileschi, che riceveranno dall'azienda un computer di ultima generazione come ringraziamento per il contributo che hanno dato con le loro idee. L'avvio dell'attività di Nausica segna un momento importante nella storia della nostra città, ha dichiarato primo cittadino di Carrara Francesco De Pasquale. Abbiamo l'occasione di costruire insieme una grande azienda, più efficiente, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini. La governance di Nausica è così articolata. Luca Cimino presiede il consiglio di amministrazione composto da Gemma Ceccarelli e Riccardo Pollina. La direzione è affidata a Lucia Venuti, mentre Pascal Arrighi è presidente del collegio sindacale. Dai vertici dell'azienda fanno sapere che nelle prossime settimane annunceranno l'attivazione di alcuni bandi di concorso per contratti a tempo determinato. C'è bisogno infatti di 4 farmacisti, di un informatico e di un addetto per l'ufficio personale. A seguire saranno attivate le procedure per assumere teledetti cimiteriali. Poi sarà la volta di cuoche, operatori socio-educativi, operatori socio-assistenziali, per un totale di 30 assunzioni per il 2019. I bandi di concorso saranno pubblicizzati, secondo il nome di legge, anche attraverso il sito del Comune di Carrara. Francesca Menconi è la nuova presidente della delegazione CESVOT di Massa Carrara. Questo è l'esito delle votazioni del nuovo direttivo che si è insediato lunedì per la prima volta ed è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato di Massa Carrara con 11 new entry. L'intento del neoeletto direttivo è quello di progettare e mettere in atto azioni mirate al monitoraggio dei bisogni espressi dal territorio, leggere quelli inespressi e mettere in campo tutte quelle azioni che possono dare risposte congrue ed efficaci, coinvolgendo in modo globale la società, rispettando gli indirizzi e gli obiettivi del programma annuale di attività di CESVOT.
E vi ricordo stasera l'appuntamento con Ne parliamo dopo TG, la nostra rubrica di approfondimento giornalistico. Ci colleghiamo quindi adesso con Laura per scoprire qual è l'ospite di stasera. Laura, a te la linea, buonasera. Grazie per la linea dal telegiornale. Tutto pronto dagli studi di Ne parliamo dopo il TG. Chi ho stasera? Stasera ho Itala Tenerari, presidente del Consorzio Riviera Toscana Marina di Massa. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. E grazie di aver raccolto il nostro invito. Il Consorzio Riviera Toscana Marina di Massa è l'ente coordinatore delle politiche che gli associati adottano all'interno dell'ottica turistica. Un consorzio di costa che nasce qua. E che fisionomia, che caratteristiche ha? Nasce nel 2011 ed è nato per avere più forza tutti insieme. Ci sono diversi consorzi, c'è quello di Marina di Carrara, di Lido di Camaiore, di Follonica, di Piombino, sono diverse le realtà che si sono consorziate. E lo scopo di questa consorziazione, diciamo se si può usare il termine, è riuscire a portare avanti dei progetti e dei percorsi condivisi da tutti, perché comunque il turismo balneare è turismo balneare ovunque si trovi in Toscana e anche nelle altre regioni. Questo è nato in Toscana ed è un punto di forza, penso io. Mi piace molto questa cosa. Ci abbiamo lavorato tanto, i colleghi prima di me che ne hanno messo le basi e messo in piedi tutto il meccanismo sono stati veramente molto bravi. Gli va reso omaggio a Gazzoli e a Ragaglini, che erano precedentemente a me presidenti e vicepresidente del consorzio e dell'associazione di prima Riviera Puana. Allora, con Itala Tenerari quindi appunto cercheremo anche un po' di comprendere quale sia la fisionomia della nostra costa, quale sia l'offerta e capire soprattutto che cosa avete in programma per la stagione balneare, tra poco è Pasqua, che è esatto, quindi alle porte. Restate esatto con noi, a tra poco, ne parliamo dopo il TG. Grazie Laura, grazie. Ci fermiamo adesso qualche breve istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma restate con noi per altre notizie, a tra poco. La mia macchina, bella ma... Da revisionare, non preoccuparti, a Puana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli, controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto, unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Mi avrete notato? Sono la terrazza luminosa e dall'ottavo piano guardo Piazza Garibaldi a Massa. Beh, il mio è un modo tecnologico e originale per comunicare con voi. Un cuore palpitante per momenti romantici, giochi di luce, scritte scorrevoli che cambiano forma per indicare appuntamenti in città. Parole luminose che arrivano veloci ai vostri occhi. Sarà un evento? Sarà una festa? Sarà una proiezione o una performance d'arte? Oppure un live acustico o un videoconcerto? All'imbrunire faccio concorrenza alle stelle e accompagno le vostre passeggiate certa di avere i vostri occhi puntati su di me. Sono la terrazza luminosa di Piazza Garibaldi a Massa e questo è il mio modo per salutare la città. La primavera è una festa, ma da MB Garden il 7 aprile è la festa dell'azalea, una giornata speciale in cui le azalee faranno da magico sfondo a spettacoli, sfilate e all'elezione di Miss Primavera. Il 7 aprile è la festa dell'azalea, da MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Le azalee dal 7 al 14 aprile sono in offerta, vaso 18 a 6,50 euro e 3 vasi 14 a 10 euro. Il Car Challenge Terre di Canossa farà tappa a Massa. L'evento, in programma dall'11 al 14 aprile,
porterà nel capoluogo apuano 105 auto d'epoca. Arriveranno in Piazza Aranci venerdì 12 alle 19. I partecipanti cineranno poi al castello. Vediamo. Sul territorio apuano arrivano le auto d'epoca, quelle che fanno sognare chi le guida ma anche chi le osserva. Piccoli gioielli a quattro ruote di note case automobilistiche gareggeranno per la nona edizione di Terre di Canossa, un car challenge di livello internazionale. Questa edizione, dall'11 al 14 aprile, si svolge su un percorso di 650 km che farà tappa anche a Massa e Carrara. È un evento che arricchisce il panorama delle offerte sia ai turisti sia agli appassionati, ha commentato il sindaco Francesco Persiani, felice di questo omaggio da parte degli organizzatori. Non è solo una gara, ma anche una vacanza alla scoperta dei territori, dei loro valori artistici e naturalistici, ha aggiunto l'assessore Nadia Marnica. L'evento è stato presentato assieme a Francesca Azzali di Canossa Events, Umberto Rossi, presidente ACI, Enrico Sarcone dell'Associazione Civici Apuani, che ha tenuto i contatti tra l'amministrazione e l'organizzazione. La gara partirà da Salso Maggiore Terme, dove per tradizione giovedì 11 si terrà la serata di gala nel Palazzo dei Congressi. Venerdì 12 le auto percorreranno l'autodromo di Varano, il Passo della Cisa, Berceto, Borgo Val di Taro, la Versiglia e arriveranno a Massa intorno alle 19. Un passaggio in via Catagnina, via Marina Vecchia, via Le Chiesa e poi l'arrivo in Piazza Aranci, dove potranno essere ammirate da tutti. Per i partecipanti alla gara seguirà una cena al Castello Malaspina. Poi le auto ripartiranno nella notte. Sabato sfileranno a Pisa, Lucca e anche a Carrara e l'evento si concluderà domenica con il rientro a Reggio Emilia. Quest'anno ci sono 105 auto al via, di cui 19 anteguerra. 16 nazioni rappresentate, arrivano anche da Argentina, Qatar e Giappone, 27 case automobilistiche, tra cui Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Bentley, e ci sarà anche un tributo Ferrari con alcune auto moderne. Il 78% dei partecipanti sono stranieri, il 40% donne. Terre di Canossa è l'unico evento green, adotta il protocollo Carbon Zero che calcola emissioni di CO2 che vengono azzerate tramite la piantumazione di nuovi alberi nell'Appennino tosco-emiliano. Portiamo i partecipanti a scoprire non solo le grandi città italiane, ma soprattutto l'Italia nascosta, ha sottolineato Azzali, che ha consegnato all'amministrazione la guida, che avranno anche i partecipanti con una prima introduzione sui luoghi e pagine specifiche sui territori attraversati. E anche questa primavera torna la festa dell'Azalea Massa, il garden agricolo come un agorà tra cibo, bellezza e spettacoli. Festa dell'Azalea a Massa, nel segno della filiera corta e dello street food di Campagna Amica, ma anche della bellezza, dello spettacolo e dell'intrattenimento. Tutto pronto da MB Garden in via Aurelia Ovest 295 per l'ormai tradizionale appuntamento con la festa dell'Azalea, che da diversi anni accompagna l'esplosione della primavera e l'esigenza di tante famiglie di adornare e rendere preziosi giardini, terrazzi e case con fiori che portano insieme a colori e profumi buon umore e relax. Domenica 7 aprile, dedicata all'Azalea, protagonisti gli agricoltori di Campagna Amica, la più grande rete di produttori d'Europa con il mercato a chilometro zero e con l'incredibile varietà di produzioni realizzate dalle aziende agricole locali. A fianco di ortaggi e frutti di stagione, anche il gelato fatto con il latte delle mucche allevate dai pastori di Via del Duca nel cuore agricolo di Massa e la porchetta lunigianese. Ed ancora confetture sott'olio, olio extravergine e vino DOC. Ricchissimo il programma della giornata di festa dedicata ad uno dei fiori simbolo della bella stagione. Spettacoli di varietà organizzati da Anna Maria Mosti in collaborazione con Chiara Mosti, Girls on Silk, Bernardini Dance Academy, il concorso di bellezza Miss Primavera 2019 in collaborazione con Arte e Moda e la sfilata Moda Bimbo in collaborazione con Mondo Piccino e Vizi e Vanità. E il progetto Cuore a Cuore abbattiamo le barriere tra paziente e medico insieme all'associazione Diversamente Splendidi. E sempre da MP Garden domani si terrà Mani in Terra, giornata per i bambini. Anna e Francesca aspettano i piccoli per una visita alle serre e al laboratorio della semina e letture e un laboratorio creativo. Una locomotiva messa a disposizione dal Fornaretto lo accompagnerà con partenza alle 15 dal parcheggio di fronte alla ex Eaton sull'Aurelia. Scopriamo insieme adesso chi sono i festeggiati di oggi. Thank you.
continua la campagna nazionale Diamo Vita alla Ricerca, promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma di Massa Carrara. L'associazione offrirà un nuovo di Pasqua domani alle Selunga di Viale Roma a Massa e alle Selunga di Viale 20 Settembre a Carrara, mentre domenica nelle parrocchie Servi di Maria e San Giuseppe di Massa, San Pietro di Avenza e Sacra Famiglia di Marina di Carrara. Si ricorda che l'associazione sarà inoltre presente nella giornata di domani e domenica al Teatro Guglielmi. E in memoria dei cavatori caduti sul lavoro, domenica 7 aprile per la prima volta si terrà la Santa Messa all'interno di una cava. La celebrerà il Vescovo Giovanni Santucci alle 15 alla cava Sottovettolina di Forno. Al termine della messa sarà offerto un rinfresco presso la Filanda. Punto di ritrovo è in località Biforco, dove dalle 13.30 è attivo il servizio di bus navetta. L'evento è organizzato da Giorgina Marmi, Escavazioni Bondielli, Marmi Ducale, Associazione La Sorgente e Parrocchia di Forno, al patrocinio del Comune di Massa e Parco delle Apuane. Domani alle 16 nella Chiesa Madonna delle Lacrime in via Carriona a Carrara verrà inaugurata la mostra di scultura dal titolo Il vero Cristo in croce. Saranno presenti il Vescovo Giovanni Santucci, le autorità cittadine e i responsabili dell'Accademia delle Belle Arti. Le opere sono state realizzate dagli studenti dell'Accademia e sono ispirate alla settimana di passione narrata dai Vangeli canonici. I giovani artisti, guidati dai loro insegnanti, hanno compiuto un percorso di approfondimento e di interpretazione dei sentimenti dell'uomo sofferente di ieri e di oggi. Si ricorda che la mostra resterà aperta per tutta la settimana successiva all'inaugurazione. L'orario di visita, con ingresso gratuito, è dalle 15 alle 18. Per le scuole la mostra sarà visitabile la mattina dalle 10 a mezzogiorno, dietro prenotazione al numero 328 1791 769. E sempre domani si terrà dalle 8.30 alle 13 nella sala conferenze dell'Hotel Eden al Cinquale il convegno di medicina dal titolo Ossigenoterapia iperbarica, razionale e settori di impegno. L'evento è dedicato ai medici e al restante personale tecnico sanitario ed ha lo scopo di portare informazioni su una possibilità terapeutica ancora poco conosciuta ma in via di espansione. I relatori sono esperti di medicina subacquea ed iperbarica provenienti da tutto il territorio nazionale, ma anche specialisti di settori come l'ortopedia, in cui l'ossigeno iperbarico trova diverse modalità di applicazione e consente risultati clinici altrimenti difficili da raggiungere. Si ricorda che la partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per questa sera non ci sono altre notizie, il telegiornale finisce qui. Come ogni fine settimana io vi lascio le previsioni meteorologiche curate dal nostro Paolo Lunini con la rubrica Meteo Weekend. Vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto l'informazione di Antenna 3. Vi auguro una splendida serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera e ben ritrovati a Meteo Weekend. Il lungo periodo mite e siccitoso che aveva contraddistinto buona parte del mese di marzo è stato interrotto nelle scorse ore dal passaggio di una perturbazione nordatlantica, al seguito della quale aria più fredda in quota ha determinato un calo delle temperature con anche il ritorno di una spolverata di neve, lo avrete notato, sulle nostre montagne, sia Apuane che Appennino, a partire dai 1000-1200 metri. La perturbazione in questione ha attraversato la nostra provincia generalmente senza fenomeni eclatanti ed anzi in maniera piuttosto veloce. In una ristretta fascia però a cavallo fra la bassa Val di Magra, quindi il territorio spezzino, e la Lunigiana occidentale sono avuti nella mattinata di giovedì dei fenomeni localmente intensi e persistenti.
I nostri dati di pioggia misurati dalle stazioni meteo sul territorio sono eclatanti. Infatti ci mostrano che sulla fascia costiera i millimetri di pioggia caduti sono stati all'incirca una trentina, quindi un normalissimo passaggio perturbato. Ma in quelle zone che vi accennavo, quindi in particolare fra i comuni, lo vedete, di Tresana, Villafranca e Lunigiana, Santo Stefano Magra e Ulla, i temporali hanno scaricato quantità di pioggia assolutamente notevoli, anche oltre i 100-150 mm, con conseguenti problemi legati a diffusi allagamenti, frane e smottamenti. Dando uno sguardo al nostro quadro sinottico, notiamo che la perturbazione di giovedì è ormai in allontanamento sui Balcani ed è in atto proprio in queste ore una temporanea rimonta anticiclonica che determinerà un sabato discretamente soleggiato. Tuttavia, lo vediamo, è in arrivo una nuova perturbazione attualmente sulle Baleari che ci interesserà in maniera comunque marginale domenica, determinando un aumento delle nubi e anche qualche debole pioggia nelle prime ore. Sono perturbazioni che hanno avuto comunque lo scopo di interrompere quel lungo periodo, quella lunga egemonia di alta pressione, scavandosi un flusso, lo vedete, di aria più umida e instabile dal nord Atlantico e che determinerà una maggiore variabilità tipicamente primaverile anche nei giorni a seguire. Vediamo quindi nel dettaglio il tempo previsto sulla nostra provincia. Sabato, giornata che si aprirà con un cielo poco nuvoloso per velature. Temperature minime in ulteriore lieve calo, farà piuttosto freddo al primo mattino, specialmente nelle zone interne, nei fondovalle della Lunigiana. Dal pomeriggio la copertura di tipo alto e stratificato tenderà a farsi più compatta a partire da sud, fino ad avere, lo vedete, un cielo nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso verso sera. Gli addensamenti più intensi li ritroveremo a ridosso dei rilievi, soprattutto lungo l'Appennino, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature massime invece in aumento, valori piuttosto miti, anche oltre i 16-17 gradi in pianura, quindi una elevata escursione termica giornaliera. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali e mare poco mosso. Passiamo alla previsione per domenica, ritroveremo un modesto e temporaneo peggioramento, infatti la giornata si aprirà con un cielo molto nuvoloso o coperto, con possibilità proprio nelle prime ore del mattino di piovigini, deboli piogge sparse che attraverseranno un po' tutta la provincia, poi entro il pomeriggio un graduale miglioramento con questi fenomeni che tenderanno ad isolarsi sulle aree montuose, sulle Apuane e soprattutto lungo l'Appennino, da segnalare anche la possibilità di qualche fiocco di neve oltre i 1400-1500 metri. Altrove, attenuazione dei fenomeni ed anche qualche parziale schiarita in estensione da ovest lungo la costa e sulla bassa Lunigiana. Miglioramento un po' più deciso poi verso sera con delle schiarite più ampie ovunque. Le temperature saranno in rialzo le minime, in calo le massime a causa della maggiore copertura nuvolosa, soprattutto sulle zone interne montane. Quindi valori che difficilmente supereranno i 14-15 gradi. Venti deboli o moderati da ovest e sud-ovest con dei possibili rinforzi lungo la costa e mare da poco mosso a mosso, in particolare al largo e dal pomeriggio. Diamo infine un rapido sguardo alla tendenza per i giorni successivi. Lunedì miglioramento con prevalenza di schiarite che risulteranno più ampie sulle zone pianeggianti e costiere. Da martedì potrebbe avvicinarsi dal nord Atlantico una nuova modesta perturbazione atlantica e quindi ci attendiamo martedì ma anche mercoledì una nuvolosità spesso intensa associata a delle piogge sparse, forse anche qualche breve rovescio soprattutto sui rilievi. In un contesto di temperature stazionarie o in lievamento comunque in linea con le medie stagionali. Ci attende quindi una variabilità tipicamente primaverile, un tempo sicuramente consono al mese di aprile, sicuramente non lo era stato il periodo secco e siccitoso che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Per il momento ci fermiamo qua con il meteo, per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito meteoapuane.it, mentre l'appuntamento televisivo torna come sempre venerdì prossimo. Vi auguro una buona serata e un buon fine settimana. Il
Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!